dell'ambiente che hanno, possono fornire non soltanto dei prodotti ma anche dei servizi. Qui ormai non è molto, sono una decina d'anni, una quindicina d'anni, chi studia, immagino anche i dipartimenti universitari sanno di cosa sto parlando, è più o meno dal 2000 che si è iniziato un poco a teorizzarli, sono diventati di moda, però molto, adesso diciamo tutti di moda, che è una situazione negativa, sono molto attuali adesso perché dopo anni in cui la conservazione della natura è stata finanziata al 100% dal soggetto pubblico, ci si è accorti che non ce la si fa più. E quindi per evitare di dover rinunciare a questa cosa fondamentale che è la conservazione della natura, si sta cercando anche a livello istituzionale di piegare almeno una parte di questo finanziamento a un riconoscimento di un servizio economico e quindi in quanto tale può essere sostenuto attraverso altre fonti, altri strumenti, ad esempio dal mercato. Questa cosa da economista ambientale può farmi più o meno piacere, però è comunque il mondo, il futuro verso cui quantomeno nei prossimi anni staremo andando. Ecco, quali sono sostanzialmente queste quattro categorie, quindi al di là della definizione inglese che la vedete perché deriva poi da questo documento degli anni del 2000 che inizia appunto ad avere sempre più diffusione. Le quattro categorie sono: quali sono i servizi ecosistemici? La capacità che hanno gli ambienti naturali, quindi gli ecosistemi, di fornire da un lato cibo, qualità dell'acqua, biomassa forestale, prodotti, quindi, e quindi veniamo al punto dell'incontro di oggi, ma anche capacità di fornire elementi per la conoscenza e la fruizione, quindi vengono definiti servizi culturali e ambientali, complesso di funzioni indirette di supporto alla qualità della vita, quindi produzione di suoli fertili, di nutrienti, di ossigeno, e funzioni di regolazione del clima e della biodiversità all'interno degli stessi ecosistemi. Questi sono sostanzialmente i servizi ecosistemici. Qui dicevo nulla più che l'immagine, la slide da cui sono stati tratti, e la prima domanda che viene da fare è: i servizi ecosistemici, come dicevo, fino adesso vengono forniti dalla natura, la capacità dell'ambiente di fornirli è in qualche modo sostenuta dal soggetto pubblico attraverso piani di conservazione, piani di tutela, piani di valorizzazione. Il modello sta cambiando e quindi c'è l'idea di capire, di comprendere, visto se sono servizi, se sono servizi di qualità, se sono servizi che possono essere apprezzati da un, mettete tutte le virgolette che volete, consumatore, beh, c'è la possibilità di andare a individuare dei nuovi modelli di valorizzazione di questi servizi ecosistemici. Qui ci sono alcuni modelli che iniziano a essere teorizzati. Il primo in realtà è di nuovo il finanziamento pubblico. Continuiamo a utilizzare termini inglesi perché da lì ci derivano. E qui compare una nuova sigla, PES. Cosa sono? È il pagamento dei servizi ecosistemici. E quindi, prima famiglia di modelli sono finanziati interamente da fondi pubblici, ma la logica diventa quindi questa nuova versione, quella di cercare di ottimizzare l'impiego di questi fondi pubblici per favorire la capacità della biodiversità di produrre questi servizi, oppure sono basati sulla comunità. Comunità che non significa necessariamente, ma significa però anche mercato, e quindi destinati al mercato, a un sistema economico che sta abbastanza bene, produce abbastanza benessere da riconoscerli, da valutarli positivamente, da essere disposto a pagarli. E ci sono anche dei modelli intermedi in cui appunto il meccanismo di mercato viene riconosciuto, ma le precondizioni, anche qui termine utilizzato prima da Vastro, le precondizioni per la loro generazione, quindi anche per il riconoscimento da parte del mercato, sono a carico del soggetto pubblico, quantomeno sono prodotti dal soggetto pubblico.
Qui ve la risparmio, però è un discorso, l'ho detto, è dal 2000 che si parla di servizi ecosistemici. In realtà in economia dell'ambiente, questo, chiunque sia occupato di economia dell'ambiente, la prima cosa che gli fanno vedere è questo schema di flusso qui, dove c'è un valore economico totale di che cosa? Dell'ambiente, che si divide tra valori strumentali, quindi di uso diretto, indiretto o di opzione, che significa di uso futuro, e ci sono dei valori non strumentali, intrinseci, che sono il valore di eredità e il valore di esistenza. Ecco, i servizi ecosistemici e il pagamento dei servizi ecosistemici si innestano in questa in realtà teoria, che ha almeno una quarantina d'anni, sul valore economico totale dell'ambiente. Questa invece è una riproposizione del diagramma di flusso di prima in uno degli ultimi documenti, che invece parlano proprio direttamente dei servizi ecosistemici. Ecco, vedete, non è tanto diverso, abbiamo ecosistemi che producono beni e servizi ecosistemici, quindi stiamo quindi già a avere proprio la terminologia più corrente. Questi beni e servizi ecosistemici possono avere valori ecologici, valori socioculturali, valori economici basati sullo scambio, quindi valore d'uso. Il loro valore totale, come vedete, è soltanto girato rispetto a prima questo schema, porta a poter fare, a poter prendere delle decisioni sulla loro sulla valorizzazione e sulla tutela di questi ecosistemi. Teoria e prassi, sempre qui, ecco, quali sono le novità? Le novità sono che abbiamo un impianto generale, strategico, se volete, normativo, che inizia a parlare di, e quindi tratta questo tema del valore economico totale all'interno della logica del pagamento dei servizi ecosistemici. La legge 221 è la finanziaria dell'anno scorso, cioè della legge di stabilità dell'anno scorso, che ha un collegato ambientale, dove si parla di green community, si parla di tante cose che adesso stanno nel dibattito anche sulla montagna, stanno un po' venendo fuori, e si parla anche testualmente di arrivare rapidamente alla introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici. Cioè la legge di stabilità, la legge finanziaria, non quella dell'anno scorso, quella in vigore attualmente, dice sostanzialmente in un collegato che si deve arrivare a schemi di riconoscimento dei servizi ecosistemici e a schemi di loro pagamento. Successivamente, in realtà in più o meno lo stesso periodo, anche l'ultimo accordo sul clima, ma qui siamo più alla strategia e meno alla normativa, parla di pagamento diretto delle attività per riduzione delle emissioni, qui ovviamente stiamo parlando di cambiamento climatico, e quindi anche qui c'è l'idea del pagamento diretto e del pagamento di quelli che sono tutti gli effetti servizi ecosistemici. Venendo invece un poco di più alla prassi, ma limitiamoci al caso italiano, che poi conosciamo meglio, c'è tutta una bibliografia in corso di produzione sui servizi ecosistemici. Qui vi segnalo però tre elementi. Uno è dal 2009 in Italia, si inizia a parlarne in maniera un poco più precisa, perché c'è un tavolo tecnico del Ministero dell'Ambiente che produce, che inizia a dare delle definizioni di metodo su quelli che sono i servizi ecosistemici. Ci sono delle piccole sperimentazioni, un caso è delle Regioni Marche su sull'applicazione del loro piano di sviluppo rurale a un caso di un'asta idrica di questo fiume, come Aso, e vengono riconosciuti quindi il pagamento dei servizi ecosistemici. Ci sono casi, in realtà un po' più vecchi, di riconoscimento della qualità dell'ambiente, quindi di quanto i servizi ecosistemici producono in termini di qualità dell'acqua, e viene introdotta una tariffa all'interno della tariffa idrica in Piemonte e in Emilia Romagna, qui però siamo già a una ventina d'anni fa. E poi ci sono alcuni casi che vengono considerati ex post, casi di riconoscimento di servizi ecosistemici, ad esempio nel riutilizzo a fini di conservazione di miglioramento della qualità di parte degli introiti che si sono per i funghi nel caso di Porto Taro in Emilia Romagna e della Tignano di Agliago in Veneto. Dal punto di vista dell'applicazione
modellistica a metà tra quindi la teoria e la pratica, c'era un progetto live, lo cito perché tra l'altro doveva essere qui un soggetto di ERSA che l'aveva seguito, purtroppo non è potuto venire, c'è un progetto live che in via di esaurimento, in realtà è esaurito, si chiama Making Food in Natura, dove sono andati a studiare i servizi ecosistemici in 21 siti pilota, 10 dei quali della Lombardia, appunto così tanti perché c'era un doppio partenariato sia di ERSA che della regione Lombardia. Ecco, loro riconoscono in questi 21 siti una serie di servizi ecosistemici, coltivazioni, foraggio pascolo, specie cacciabili, pesci, materie prime tra cui legname, funghi, servizi di regolazione, dal sequestro di carbonio al servizio forse più classico, più citato tra i servizi ecosistemici, che è quello di purificazione dell'acqua, ma anche impollinazione, controllo biologico degli insetti nocivi e poi servizi culturali, qui però andiamo sempre un po' di più verso la verso l'intangibilità, perché parla di valore estetico, valore ricreativo, ecoturismo e così via. Questi sono i 21 siti, qui vedete i primi 10 sono siti, i primi 12 sono siti della regione Lombardia, non ce ne sono però in zona oltre Pono, ce ne sono in provincia pavese, anche perché soprattutto sono zone alpine, anche se non completamente. Questa è più o meno sperimentale, quindi sappiamo che è un po' la ripartizione. Sostanzialmente cosa fa questo progetto live? Molto corposo, produce tra l'altro parecchio materiale nel corso di questi 3 anni e in questo momento forse in Italia è il esempio più avanzato di studio e di analisi sui servizi ecosistemici. Praticamente fa 3 cose. Definisce metodi di valutazione monetaria dei diversi servizi ecosistemici che abbiamo visto e fornisce anche delle formule per il calcolo, ovviamente sono formule, vanno riadattate, possono essere criticate, però insomma sono un bel punto di partenza che ci piace riconoscere. Poi fa uno studio degli strumenti di finanziamento per ogni singolo sito pilota, la maggior parte erano siti SIC e parchi naturali, quindi insomma quali erano gli strumenti di finanziamento per il miglioramento di questi servizi ecosistemici, in realtà la conservazione della natura tout court, e poi costruiscono e applicano un modello di calcolo del valore economico complessivo dei singoli servizi ecosistemici in ciascun sito pilota. Quindi c'è anche una specie di meccanismo, di macchinetta, non soltanto metodo di valutazione, ma anche proprio una applicazione. Ecco, ci piace pensare che potremmo applicare modalità di questo tipo anche nel caso di attivare, a partire da tutta questa teoria, questa prassi, qui scriviamo con opportuno spirito critico, perché ovviamente le cose vanno sempre adattate ai singoli casi, anzi adattandole e applicandole ci si accorge anche dei limiti precedenti delle ricerche, ma questo è nell'ordine naturale delle cose. E quindi abbiamo pensato a un progetto che sta già nella mia famosa azione, non famosa, ma diciamo è l'azione A2 all'interno del piano attivare, e quindi un progetto che vada a individuare attraverso un'azione di ricerca quali sono i servizi ecosistemici che sono prodotti sul territorio attivare, quali condizioni li hanno resi possibili, quindi diciamo subito dopo una cosa, in chiusura, costruire una modellizzazione, quindi per una serie di siti particolari, non su tutto il territorio, ma per una serie di siti che possono essere anche, anzi saranno sicuramente alcuni dei siti forestali di cui abbiamo sentito parlare e di cui parliamo nell'azione A1, tra l'altro con Suazzini, con i consorzi forestali, quindi una serie di siti particolari e per servizi ecosistemici specifici, una sorta di carotaggi, quindi andare a quantificare qual è questo valore monetario che potrebbero produrre. Ovviamente ci sarà una fase di disseminazione, comunicazione dei risultati parziali, prima abbiamo sentito dire siamo all'anno zero, ecco, sui servizi ecosistemici.